Franco da Viareggio, ciao, autore del libro Una strage annunciata. Eccoci a Lucca. Dopo tanta attesa, insomma, siamo riusciti a fare questa bella cosa. Cosa si prova ad aver realizzato un libro del genere? Beh, realizzare un libro del genere avremmo potuto farlo anche a livello locale. Quello che necessitavamo di fare era distribuirlo in tutto lo stivale. Visto che in tutto lo stivale ci sono stragi purtroppo sepolte, ma riuscire a toccare i tasti giusti in tutto lo stivale, insomma, cerchiamo di unire le forze e andare contro quelli che tanto sono i tasselli dello stesso sistema, cioè malaffare, tanto tutto è passo di tempo. A questo proposito hai un ospite qui con te? Sì, è un ospite, è il, diciamo, il presidente dell'associazione dei familiari delle vittime, la Daniela. L'ho invitata a venire a vedere di cosa si trattasse, perché chi non conosce l'ambito del fumetto magari non sa nel frattempo come è cresciuto in questi anni, e l'ho invitata a toccare con mano appunto questa realtà. E una delle cose che chiederei a Daniela, direi anche la parola a Daniela, è effettivamente trovare quanto sia difficile trovare canali efficaci che diano tanto spazio e disponibili a mantenere sempre vivo non soltanto il ricordo, ma anche l'aggiornamento, diciamo, di processi come questi che sono appena iniziati. È molto difficile trovare i canali giusti, ci sono sempre meno reti televisive, i giornali sono sempre interessati alle notizie soltanto quando c'è un ballottaggio di mezzo. Tanto di cominciare nella sala in corso di sorteggio di Enrico, laboratorio di vita editoria. Due anni e mezzo fa abbiamo costituito questa nostra associazione. Io sono felice di essere qui oggi con Franco, perché non conoscevo, devo essere sincera, questo mondo, avendo ormai già un'età che è passata da un po', però proprio non lo conoscevo. Invece ho visto, a parte le migliaia di persone, e ho visto quanto interesse c'è verso il fumetto. Franco credo che abbia fatto un lavoro veramente molto molto bello, perché usare quanti più linguaggi, e questo è nuovo, perlomeno per quanto mi riguarda, e quindi credo per tante altre persone, è un linguaggio nuovo che però arriva e colpisce. Infatti in questi giorni c'è stata una grande affluenza. Importante per queste stragi è comunicare a tutti, far sapere a tutti quello che accade, e le resistenze, i muri di gomma, le difficoltà che troviamo durante il nostro cammino di ricerca di verità e giustizia, perché questa è la nostra storia di tutti i giorni. Quindi l'aver trovato anche un altro canale, un altro linguaggio, un altro modo di comunicare è per noi una cosa essenziale, molto molto importante. Ci aspettano dei momenti duri, perché domani appunto partirà l'ultimo rientro dell'incidente probatorio, il preludio poi al processo, e ci rendiamo conto che sembra di essere in un film, perché stiamo trovando talmente tante di quelle difficoltà a sapere cosa è successo a Viareggio che non ne avevamo idea prima. Il nostro obiettivo, con il lavoro anche di Franco, è quello di comunicare a tutti quello che è accaduto, informare tutti di quello che si può fare e non viene fatto, affinché una strage del genere non si ripeta più. E quindi partecipa, cioè noi in questa, io ho visto sul banco insieme al libro di Franco anche altre stragi, vediamo quella della Thyssen, quella della Moby Prince, e vorrei ricordare a tutti che il 29 di giugno del 2011, in occasione del nostro secondo anniversario, si è creata questa sorta di comitato dei comitati, dove si sono riunite le più grandi, purtroppo, stragi d'Italia, in modo da avere una voce più forte, e tutti insieme chiediamo verità e giustizia e chiediamo che non accadano mai più stragi di questo tipo. Grazie della vostra testimonianza diretta, tra l'altro, e della presenza al nostro stand. A presto. Grazie a voi della parte di aver partecipato a questa, di aver aderito a questa cosa qui, averci permesso di uscire con queste cose. Io vi ringrazierei per aver prestato attenzione al lavoro di Franco.
per averli creduto, perché noi siamo delle persone normali. Nella vita prima del 29 giugno 2011 facevamo altre cose e quindi l'aver guardato con attenzione il lavoro di Franco per noi è stato un segnale di solidarietà molto